via al match. È iniziato Padova-Meggel e Padova alla ricerca di un risultato di prestigio. Ci fa vedere Grigio, buono lo scambio, Grigio può andare al tiro, Grigio e poi c'è l'uscita a valanga da parte di Calgaro, il portiere della Meggel. Bravo il Padova qui, ci sono applausi e poi Rubinato si trova tutto solo, Rubinato e Rodriguez! Padova in vantaggio! Grande entusiasmo sugli spalti, ma qui veramente c'è da dire che il gol è stato frutto di un'azione strepitosa. Un servizio di Veronese su Rubinato che si è venuto a trovare tutto solo sulla fascia sinistra e poi ha messo al centro dove Rodriguez ha messo in porta. Attenzione, Rubinato su alla rincorsa, Rubinato, gol Rubinato, grande esultanza, trasforma alla grande questo calcio, questo tiro libero, 2-0 per il Padova. Rubinato sale alle stelle, Padova 2, Meggel 0, un secondo tempo da seguire tutto col fiato sospeso. Quando la Meggel è in possesso di palla fa entrare il portiere in movimento, attenzione, eccolo qua che si riapre il match, proprio quello che non doveva succedere è successo, il gol di Faggin che accorcia le distanze. Adesso siamo sul 2-1, Faggin per la Meggel. C'è Rossi sul pallone, toccherà sicuramente all'indietro per Meggiorin, eccolo qua e c'è il gol di Meggiorin che trova forse l'unico varco che si era creato in mezzo a un turbinio di gambe. Siamo al 18° minuto e c'è il 2-2 con Meggiorini, Bragagnolo e poi interviene Madalosso che manda via la sfera. Attenzione, forse è l'ultima azione e invece l'arbitro decreta la fine. Finisce così 2-2. Peccato davvero, perché dopo il primo tempo il Padova era in vantaggio per 2-0 con una prestazione davvero maiuscola. Poi nella ripresa quello che ci aspettavamo, la grande reazione della Meggel che ha rimesso a posto le cose, e finisce 2-2, forse anche il risultato più giusto.